Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Divertente amichevole ieri pomeriggio per il Palermo, impegnato al Barbera contro la Nice, squadra che è stata appena promossa nel campionato di Serie D. I rossonero domenica saranno ospiti del Siena nell'ultima giornata di campionato. Per la cronaca, la gara amichevole è terminata 8-1 a favore dei rossonero. Dopo i gol di Miccoli, Amauri, Rinaldo e Cavani nella prima frazione, i rossonero hanno incrementato il loro vantaggio nella ripresa con la doppietta di Ciani e con la rete di Giovanni Tedesco. La marcatura nissena è stata realizzata da Sabatino al 13° della ripresa. Grandi giocate da parte di Amauri e Miccoli, che hanno così deliziato la platea, circa 1000 tifosi presenti sugli spalti del Barbera. È stata l'occasione anche per vedere all'opera Salvatore Tedesco, fratello di Giovanni, con la maglia del Palermo. I due fratelli hanno infatti giocato uno scampolo di match con la casacca rosanero, un'iniziativa questa che ha inorgoglito Salvatore Tedesco. È un giorno felice, però, perché non l'avevo mai indossata. Giocare poi accanto a mio fratello è la cosa più bella, non tanto la maglietta. Stare con quella maglietta addosso è già un'emozione. E poi avere mio fratello accanto, c'è stato quei 2-3 minuti che abbiamo duettato, però dicevo corri, dammi la mano, però lui già corre abbastanza per tutte e due, allora io mi fermavo di più. Intertoto, perché no? Il difensore del Palermo, Leandro Rinaldo, ammette che la competizione estiva potrebbe fare comodo alla squadra rosanero, naturalmente per rientrare nell'otto UEFA. Una manifestazione importante, secondo me, per arrivare alla Coppa UEFA, anche se si entra dalla seconda porta, penso che ne valga la pena. Bisogna fare un sacrificio in più, partire prima, e penso sia una manifestazione importante, e quindi sono d'accordo. Ancora nessun accordo, i Grimaldi, i procuratori di Amauri e la dirigenza della Juventus non hanno ancora trovato l'intesa per quanto concerne l'ingaggio che Amauri dovrà percepire in maglia bianconera. Le due parti ieri si sono a lungo parlate, la dirigenza bianconera ha aumentato l'offerta, ma per l'accordo definitivo bisognerà ancora attendere. Martedì, sempre a Torino, le due parti torneranno a vedersi. Oggi invece i Grimaldi non incontreranno la dirigenza del Real Madrid, le due parti quindi sono più vicine. Protagonista assoluto del mercato per le tante grandi squadre interessate al suo cartellino, l'attaccante del Palermo Amauri ha espresso la sua felicità per essere diventato un giocatore così richiesto attraverso i microfoni del Rosso e il Nero, rubrica di approfondimento dedicata al Milan in onda su Sky. Sono l'uomo del momento, è una sensazione strana e piacevole allo stesso tempo, è quello che ho sempre voluto, diventare qualcuno di importante, ci sto riuscendo e per questo sono felice. Si era fatto anche il suo nome come potenziale alternativa a Walter Mazzarri sulla panchina della Sampdoria, ma a spegnere sul nascere le voci relative ad un eventuale approdo del tecnico rosanero in Liguria al posto dell'ex tecnico della Regina, in procinto a quanto pare di lasciare il club blucerchiato, è stato il presidente Maurizio Zampadini che ha detto: con l'Antuono è blindato e Mazzarri non ci interessa, con l'Antuono resterà a Palermo anche per il prossimo campionato. Per tutte le altre notizie, stagnews.it.